Dal rosa del Giro d'Italia all'azzurro del Napoli Calcio, la Regione Abruzzo continua a puntare sui grandi appuntamenti sportivi per valorizzare il territorio e dal 25 luglio al 10 agosto ospiterà a Castel di Sangro il Napoli per il ritiro estivo pre-campionato. L'annuncio ufficiale ieri pomeriggio a Napoli in un'affollata conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Petrucci. Durante il periodo di preparazione il Napoli effettuerà 4 amichevoli come anticipato dal presidente De Laurentiis. Ci saranno delle squadre, diciamo, internazionali che verranno a cimentarsi sia con i giocatori che resteranno, sia con i nuovi innesti, ma soprattutto con il nuovo allenatore. Già fissate due date, il 28 luglio contro i turchi del Demirspor e il 3 agosto contro gli spagnoli del Girona. Quello di quest'anno è il quinto ritiro della squadra partenopea in Abruzzo, ma la novità del giorno è quella che ci viene svelata dal presidente della regione, Marco Marsiglio. Il nostro contratto prevedeva un 6+6, un'opzione che la Napoli Calcio poteva esercitare e che il Napoli Calcio ha esercitato con largo anticipo, qualche mese fa, quindi prima della scadenza neanche del quinto anno, non del sesto, ma neanche del quinto, ha già chiarito che ha esercitato già l'opzione per i prossimi 6 anni. Questo significa che l'Abruzzo si è dimostrato all'altezza delle aspettative, è una regione ospitale, accogliente, capace dal punto di vista organizzativo. Chiusura con il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Che cosa ha regalato al presidente De Laurentiis? Abbiamo regalato un corno, ovviamente, che insomma è l'elemento simbolo della scaramanzia, ma in ogni casa nostra, in ogni luogo a cui teniamo, è conservato. E poi l'acqua benedetta. E poi l'acqua benedetta del Sangro, ma non è finita qua, perché poi abbiamo regalato una statuetta che insomma è di nuova introduzione nel panorama delle santità, che si chiama Santa Pazienza. Siete pronti, sì, ad ospitare di nuovo il Napoli? Siamo pronti ad ospitare il Napoli, siamo pronti anche a ospitare qualche altra cosa a settembre. Il sindaco non lo dice, ma da nostre fonti, naturalmente non rivelabili, lo stadio di Castel di Sangro nella prossima stagione calcistica dovrebbe ospitare le partite di campionato del Taranto, formazione di Serie C.